Salve a tutti, signori. Allora, mentre Paradosso finisce la sua visita nel mondo degli ospedali, in questo periodo io mi metterò a pubblicare tutti i video che Paradosso ha registrato nell'ultimo periodo. Sia chiaro, non saranno commentati tutti fino alla fine, specialmente questo, che da quello che ho visto è il gameplay di un mondo talmente puccioso che mi viene solamente l'orticaria a vederlo. Comunque, questo è un gioco che si chiama Echo of the Soul. Tecnicamente Echi dell'anima dovrebbe significare. Comunque, come vedete, Paradosso ha già schillato un po' il personaggio. Sì, è chiaro, questi gameplay sono stati registrati fa febbraio e marzo, quindi praticamente molto prima che avesse i suoi problemi di salute. Già si è comprato una cavalcatura e già si è comprato un petto. E credo che Sinergo e Redez gli gireranno un poco le balle, specialmente a Redez, perché il nostro caro Paradosso ha deciso di battezzare il suo pet con il nome di Redez. Infatti, comunque il gioco è abbastanza interessante. Ci sono varie classi: guerriero, ladro, guardiana, maga e arciere. Però si è sempre fissato con le magie, per cui ha schillato il suo personaggio come una maga. Sinceramente, da quello che riesco a vedere, i maghi sono abbastanza coriacei e duri. Sinceramente, come ha strutturato i capelli, gli occhi e la corporatura, un po' c'è da dire. Io sinceramente non gli avrei fatti i capelli color turchese, comunque. Sì, ma sarà una cosa sicura che io non avrei neanche scelto questo personaggio qua. Avrei scelto un guerriero. Anche se, ecco, tipo questo. Comunque, i maghi sono forti dalla distanza, da quello che ho capito. Mentre invece i guerrieri sono più forti nel corpo a corpo. Però l'insieme non è un gioco male. È un MMO. Se vi interessa, in descrizione metterò il link del gioco. Se vi può interessare. Se dovessi fare una partita, con molta probabilità cercherei il guerriero. Mi sembrano tipi abbastanza cazzuti, ma soprattutto molto stimolati nelle corte distanze. Lascio un pochettino a vedere come è il divertimento, poi ne riparliamo. Che le quest sono molto semplici,
almeno da quello che riesco a vedere. Anche se sinceramente non capisco che questa è l'uccidere tanti lupi. Ah, infatti. Cioè, da uccidere anche questi colossi. C'è scritto... Spirito della terra corrotto. Classici giochi fantasy. Mi sa che dietro ci sono qualcuno che stava menando... Ah, infatti. Il guerriero. Spirito dell'acqua corrotto. Quindi in questo gioco più uccide più livelli. Quindi gli attacchi principali che uso per adesso sono i proiettili di ghiaccio e le palle di fuoco. A proposito di palle, devo dire che questa visione dall'alto non è male. E anche la grammatica è molto variopinta, colorata. Non è per niente male. Da quello che riesco a capire, si può regolare la prospettiva e la visione di gioco a 360 gradi e anche dall'alto verso il basso con Python. Vedo che praticamente né queste sono facili da risolvere e ci sta anche un gran casino. Presumo che si possa anche acquistare qualcosa. C'è anche lo shop. Quindi chiedo invece come si guadagnino le monete da poter utilizzare nel gioco. 10 a 1 da quello che riesco a leggere qua a sinistra, mi sembra di capire che è un gioco a sciopone, nel senso che se voi monete o te le fabbrichi magari uccidendo portando a terminare questa, oppure paghi euro per avere monete virtuali, un po' come tutti i giochi, diciamo. Questa è una regola anche per le persone che hanno fretta di crescere e di potenziarsi. Ma per fortuna non credo che sia una regola per tutti. Ah, si possono comprare anche degli item che hanno delle capacità. Ma ho capito, ma la fratellina l'ha vestita come una mazzola? Fatta di pelle? Poi il servizio completo l'ha ricostruito completamente. Evidentemente questo vestiario aveva sembra di capire che il gioco ti faccia capire dove sei tramite una minimappa. E che i mostri possono essere colpiti da tutti. C'è anche una chat, però non riesco a capire bene questa chat come funziona. Beh, io penso che il video è quasi arrivato alla fine.
per cui se questo genere di gameplay che ha fatto paradosso mi possono interessare, cercherò di impostarne degli altri. Per il momento ne tengo un altro, dopodiché dovremo aspettare che il piccolino esca fuori dai suoi problemi e poi potremo fare altri. Purtroppo da quello che ho visto il gioco è tutto in inglese. Per cui, superato questo vortice dimensionale, ci vediamo alla prossima.